Dormono da stanotte nel salone della giunta comunale di Castel Volturno alcuni degli sfollati costretti a fuggire dalle loro case a causa di una violenta mareggiata che ha provocato inondazioni e allagamenti e l'esondazione nei pressi della foce del fiume Volturno. Situazione difficile nella zona denominata Destra Volturno, dove i viali che conducono al mare sono completamente invasi dall'acqua e impraticabili se non dai mezzi dei vigili del fuoco. Manca l'energia elettrica in alcuni punti e l'acqua è penetrata nelle abitazioni arrivando a superare il metro d'altezza. Un paesaggio spettrale, quello che si scorgeva camminando in quella che negli anni Ottanta era una delle zone di vacanze più note del litorale domizio. Tante le famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, altre invece hanno deciso di non abbandonare le proprie case. Il mare è arrivato in casa e non abbiamo niente più. Siete scappati, siete stati accolti qui al comune? No, non siamo scappati subito perché non potevamo uscire da casa. È tutto iniziato, almeno quando ce ne siamo accorti, noi alle 9 di mattina. Ieri mattina abbiamo dovuto aspettare i vigili del fuoco, tutti quanti che ci venivano a soccorrere. E tutto se verso le 2 del pomeriggio, diciamo, sono venuti e siamo usciti fuori. Insomma, è trasferito in dei viali, in dei casi, ha distrutto tutto. Ma già era capitato qualche altra volta? Sì, sono 5-6 anni che succede, ogni tanto succede queste cose. La mareggiata, che non è ancora terminata, ha distrutto numerose abitazioni vicino alla spiaggia. Colpa della scogliera che è stata costruita da poco, secondo alcuni. Colpa della mancanza di fogne, secondo altri. Ecco come si presentava questa mattina la casa di questa donna, che ai nostri microfoni, con le lacrime agli occhi, ha affermato. Mattina era tutto allagato, completamente allagato, non potevo entrare in casa. Per fortuna che c'è mia madre sopra. Sono stata ospite di mia madre, altrimenti stavo in mezzo ad una strada. Come mai è successo? E guardi, non è una novità questa, non è una novità. Succede spesso perché purtroppo l'amministrazione non funziona, non funziona mica, perché